mio signore. L'ora è giunta. Il potere sta crescendo. Siete pronti per il vostro compito? Non vi deluderemo, mio signore. Il prezzo del fallimento è l'Armageddon, la fine del mondo. Che Dio sia con voi. Giorgia. Non proprio. Che vuol dire non proprio? C'era una ragazza a Parigi, ma non ha funzionato. Grandioso, amico. Ho sentito cose incredibili sulle francesi. Pensi che possa interessarle un vero maschio australiano? Solo se le servisse a fare carriera. Ah, con un tempo del genere questo scassone vola da solo. E con un tempo come quello, invece... ridere. Conviene allacciare la cintura, George. Nel frattempo, mentre per Parigi si prospetta un'altra giornata limpida, a sud il maltempo imperversa bizzarro. A Marsiglia è il 20° giorno di pioggia. A Bordeaux, il 30°. E in tutto il mondo, da Pechino a New York, giungono voci di terremoti, inondazioni e trombe d'aria. Chi è? Vernon Blier, sono Nico Collard. È in anticipo. Ha detto lei che era urgente. Non ci rimane molto tempo. Le fonti d'energia hanno quasi raggiunto il culmine. È tutto nel manoscritto. Guardi, l'ho decifrato. Nessuno ci era mai riuscito. Mi hanno pagato fior di quattrini. Ma l'intero mondo... siamo tutti in pericolo. Ora vogliono uccidermi perché so troppo. In qualche modo atterrammo nella giungla. Ero vivo. Poi sentii odore di fumo. Dovevo uscire di corsa. Slacciai la cintura di sicurezza con cautela. Eravamo in bilico sul precipizio. In una situazione come quella, il fumo era una brutta notizia. Wow! Harry, che succede? Harry! Cavolo, per un pelo! Non eravamo salvi per niente. Eravamo in bilico su un precipizio. Ed ero intrappolato nella parte posteriore dell'aereo. Una cinghia e una fibbia tenevano la cassa ben fissata a una barra. La tibia era di quelle a sganciamento rapido e rapidamente la sganciai.
Sul pianale dell'aereo c'era una bottiglia di birra chiusa. Non si sa mai quando una birra può tornare utile. Il portello aveva preso una bella botta. L'impatto con il suolo aveva piegato il montante del portello. Dannazione! La bottiglia di birra era rimasta incolume dopo lo schianto. Non era del tutto giusto. Non c'era modo di uscire da quella parte. Non c'era modo di aprire il finestrino. Meglio di no, così facendo l'aeroplano sarebbe caduto giù dal dirupo. Era Harry Gilligan, il pilota, svenuto. Frugando nelle tasche di Harry, trovai un pratico apribottiglie. Harry! Harry, svegliati! Prenderlo a schiaffi non sarebbe servito a nulla. Non era una buonissima idea. Alla salute, amico. Mi sa che ho schiacciato un pisolino. Non ho avuto molte occasioni per farlo di recente. Che cosa volevi fare passando in mezzo a quella tempesta? C'è quasi ammazzati! Ti vuoi calmare?
La tempesta è comparsa dal nulla. Non avevo mai visto nulla del genere prima. Strano. Allora, quant'è lontana la pista d'atterraggio? Non tanto. Ci eravamo sopra proprio quando la tempesta ci ha sorpresi. Va tutto bene, Harry? Certo, amico. L'aereo è completamente distrutto. Pazienza. Come fai a essere così serafico? L'ho vinto a carte. Pazzesco. Ho vinto anche una tanica di carburante. Il che è stato un bene. Perché? Senza quella non saremmo arrivati fin qui. L'estintore di Harry era conciato peggio del suo proprietario. Il vetro era crepato. Non ero abbastanza forte da spingerlo in fuori. Col cavolo! Il vetro era crepato. L'estintore di Harry era conciato peggio del suo proprietario. Speriamo bene. Sì. Wow, meglio di no. Avevo bisogno di più peso sul retro dell'aereo. Ma come potevo fare? Che vuoi fare? Ucciderci? Va tutto bene, Harry? Certo, amico. Harry, ci serve più zavorra nella parte posteriore dell'aereo. Ok, George, se pensi che possa servire. Harry, non ti muovere! Puoi scommettere. No, non ancora, Harry. Resta lì. Guai! Wow! Ti è mancato un pelo. Non saprei. Poteva andare peggio. Sì? Potevo essere ancora dentro. Stai cercando di tirarmi su di morale? Sei, non sei malaccio per uno Yankee. Mi fa sentire molto meglio. Saremmo una grande squadra. Potrei aiutarti qui col tuo lavoro. Fare l'autista, parlare con gli indigeni. Harry, te l'ho già detto. Sono qui solo per incontrare un tipo, dopodiché me ne andrò. Magari è uno che conosco. Ne dubito. Si chiama Chol Mondley. Mai sentito. Che ti avevo detto? Che lavoro fa? È uno scienziato. Che tipo di scienziato? Vive nella giungla. Dice di aver costruito un macchinario capace di generare energia infinita.
Io sono un legale del ramo brevetti. Così vuole che depositi il brevetto per farci diventare tutti ricchi, chiaro? Ah, capisco. Uno scienziato pazzo. Smettila di girovagare, amico. Mi sa che la prossima volta eviterò la strada panoramica. Bene. Quando hai finito di spassartela, mi trovi in cima. Dov'è? Non lo so, non lo so! Per l'amor di Dio, vi ho detto tutto quello che so! E di questo le sono molto grato. Ciò nonostante, avevo già deciso di ucciderla. Addio, signor Cholmondeli. Ma quante volte... Non è Cholmondeli! Era una domenica mattina. Ero in arretrato di 3 mesi con l'affitto. Il mio capo mi aveva affibbiato un altro incarico pacco. Un'intervista con un esperto dei computer sulla fine del mondo.
Cos'era andato storto? Non avrei mai avuto l'occasione giusta? Cos'era accaduto alla mia brillante carriera giornalistica? E poi, all'improvviso, tutto cambiò. Dovevo entrare nell'appartamento per scoprire cosa stava succedendo. Era silenzioso, ma ciò non implicava che fosse vuoto. Non c'erano messaggi sul taccuino. Vicino c'era una matita attaccata a una cordicella. Dovevo trovare il modo di superare l'inferriata per raggiungere le finestre dell'appartamento. Attraverso la sporcizia riuscì a vedere una sagoma. Una sagoma che poteva essere un corpo. Era la finestra dell'esperto di computer. La finestra era serrata. Sapevo che arrampicarsi sui balconi era da pazzi, ma la storia mi aveva preso e non volevo lasciarmela sfuggire. Era piuttosto buio, ma riuscii a intravedere la sagoma di un letto. La finestra era socchiusa, ma con il chiavistello abbassato non si apriva. La fessura era troppo stretta perfino per le mie dita. C'era una fessura, ma il chiavistello indicava che era ancora chiusa. Non in quel momento. È vero, un tesserino da giornalista può farti entrare dappertutto. Con una piccola contorsione tra la forza e la serratura, il chiavistello si sollevò. Ci siamo! Nessuno mai aveva spolverato intorno alla TV. L'armadio era pieno di vestiti sporchi. Oh, disgustoso! C'era un vecchio monitor nell'angolo. Spaghetti di soia freddi con una bustina di tè. Che schifo! Spaghetti di soia freddi con una bustina di tè. Che schifo!
Non sentivo nulla. La porta conduceva al resto dell'appartamento. Il tipo era già morto. Il quadro abbelliva l'ambiente. Un altro Steve Jobs originale. La mia attenzione. Era un bossolo proveniente dall'arma usata dall'assassino. Lo raccolsi. Avevo bisogno di qualunque indizio. Che bisogno c'era dei soprammobili? C'era una TV? Doveva essere morto prima di cadere a terra, il che escludeva la respirazione bocca a bocca, grazie a Dio. Non mi andava di avvicinarmi troppo a tutti quei brufoli e a quei denti. Sapevo di dover frugare il corpo. Era ancora caldo. Trovai sul suo biglietto da visita. Vernon Blier, esperto di programmi. Era il pazzo che avrei dovuto incontrare. Forse, in fin dei conti, non era così pazzo. Il computer era stato danneggiato. Qualcuno aveva rimosso il disco rigido dal computer. Il computer era messo parecchio male. Il computer era stato danneggiato. Una bella collezione di raccoglitori. Allontanati da quella porta, qua giù, dove posso vederti. Ok, come vuoi. Ho aspettato per molto tempo questo momento. Quindi ci siamo già incontrate? Certo. Davvero? Non mi sei rimasta impressa la prima volta. Non sarai così spiritosa quando ti avrò ucciso. Tempo scaduto. Questa volta non ci fermerai. Non dimentico mai la faccia. Perché non ricordavo la sua? Dannazione! Torna indietro, salop! Dov'era finita? La porta del frigorifero mi aveva appena salvato la vita. Per fortuna la padella aveva deviato uno di quei proiettili. Il numero di telefono era 01 23 74 80 19. C'era una spia che lampeggiava. C'era un messaggio registrato nella segreteria. Forse c'era un indizio nella segreteria telefonica. Hai 3 nuovi messaggi.
Vernon, tesoro, sono la mamma. Non so più cosa fare. Ho lavato i tuoi pantaloni 3 volte a 100 gradi e quella macchia non se ne vuole ancora andare. Più che maionese sembra cemento. Comunque te li ho stirati. Odio queste segreterie telefoniche. Arrivederci, a domenica. Sono Nico Collard, di La Liberté. Volevo solo dirle che passerò alle 8 come promesso. A presto. Vernon, sono Beatrice. E volevo augurarti buona fortuna per l'intervista. Ti aspetto dopo ai giardini. Ti amo, pasticcino. Pasticcino? Forse avevo una chiamata da fare. Ero curiosa di sapere se André avesse qualche idea. André Lobineau? Ciao, André. Mia cara Nico, come stai? Sto vivendo una delle mie giornate particolari. Stavo per intervistare un tizio quando qualcuno gli ha sparato. Oh, mon Dio, sai bene? Sì, ma l'assassina è riuscita a scappare prima che potessi fermarla. Assassina? Una donna? Sì, e non è l'unica cosa strana. Penso che si tratti di qualcosa di più di un normale omicidio. Mio Dio, stai ancora per cacciarti in una delle tue piccole avventure, Nico? Ehi, che cosa vuoi insinuare? Spero almeno che quell'idiota di Stobart questa volta non sia coinvolto. André, mi hanno quasi ammazzata. Ok, ok. Il guaio è che non trovo nessuna indicazione da seguire. L'assassina deve aver lasciato una traccia di qualche genere. Cerca bene in tutta la zona. Vedrò che cosa posso fare. André, torno alle mie indagini. Ok, Nico. Come ho detto prima, mi dispiace. Non ti preoccupare, André. A volte me le cerco da sola, ma sai, George aveva un sacco di difetti. Ma di sicuro non era un idiota. Se hai bisogno del mio aiuto, chiamami. Forse avevo una chiamata da fare. Meglio dare un colpo in ufficio. Redazione notiziario. Candice, il vecchio è dentro? Sì, ma è in riunione. Digli che oggi pomeriggio deve trovare qualcuno per sostituirmi. Oh, allora il tecno sfigato si è rivelato un bel bocconcino, eh? Non esattamente. Diciamo che è stata una mattinata ricca di sorprese. Mi hai incuriosita. Qualcosa da telegrafare? Ci sto ancora lavorando, ma sarai la prima a saperlo. Tra parentesi, hai scoperto qualcosa sul programmatore? Solo che nel suo campo è uno dei migliori. Ah, merci. Alla prossima. Qualcuno aveva gettato via un estratto conto. Qualcuno aveva gettato via un estratto conto. Non c'era nessun indizio nella pattumiera. Non c'era nessun indizio nella pattumiera. Secondo l'estratto conto, Vernon Blier era corto di liquidi. Forse per questo aveva deciso di vendere la sua storia. Era il biglietto trovato sul cadavere del tizio. Il suo numero di telefono era 01 23 74 80 19. Era il bossolo di uno dei proiettili sparati dalla donna. Decisi che in qualche modo sarebbe tornato utile. Era la penna che avevo recuperato all'ingresso del palazzo di Vernon. Non c'era nessun indizio nella pattumiera. Era la porta della cucina.
Non sentivo nulla. Il tappeto era economico e mal ridotto. Sollevai il tappeto. Una delle assi del pavimento era sconnessa. Il tappeto nascondeva un'asse del pavimento malferma. L'asse si sollevò facilmente. Nello spazio sottostante c'era una piccola cassaforte. Sotto l'asse del pavimento c'era una piccola cassaforte con serratura elettronica. La combinazione poteva avere gli stessi numeri dell'estratto conto, ma quella tenue speranza scomparve appena provai a inserire i numeri. Dannazione! Forse il numero di telefono era lo stesso della combinazione. Ma non era così. Potevo premere i tasti a caso, ma per ottenere la combinazione in quel modo mi ci sarebbero volute settimane. Ci avevo pensato, ma alla fine scelsi di non farlo. Secondo l'estratto conto, Vernon Blier era corto di liquidi. Forse per questo aveva deciso di vendere la sua storia. Ci avevo pensato, ma alla fine scelsi di non farlo. Non era la cosa giusta da fare. Il computer era stato danneggiato. Una bella collezione di raccoglitori. Non aveva addosso nient'altro di interessante. Che bisogno c'era dei soprammobili? C'era una TV? Era la porta d'ingresso di Vernon. Da lì si accedeva al corridoio. La porta conduceva alla camera da letto. L'armadio era pieno di vestiti sporchi. Oh, disgustoso! Nessuno mai aveva spolverato intorno alla TV. C'era un vecchio monitor nell'angolo. Spaghetti di soia freddi con una bustina di tè. Che schifo! Il quadro abbelliva l'ambiente. Un altro Steve Jobs originale.
La porta era priva di ornamenti. Il lavandino era sorprendentemente pulito. Avevo sempre sognato che esistessero uomini in grado di tenere pulito il bagno, ma lui non era uno di quelli. Cose che non avevo bisogno di esaminare. Potevo premere i tasti a caso, ma per ottenere la combinazione in quel modo mi ci sarebbero volute settimane. La porta era saldamente chiusa a chiave. Era solo un vecchio foglio di giornale. Ma non si sa mai. Poteva tornare utile al momento giusto. Era un tipico bidone dell'immondizia. Doveva esserci un indizio da qualche parte qui intorno. Ma non lì dentro. Era un tipico bidone dell'immondizia. Nel dubbio, cerca nella spazzatura. Ma non c'era nulla di interessante. Il tubo di scarico sembrava vecchio, ma resistente. Il tubo era rotto. Non potevo arrampicarmi ora che il tubo era rotto. Il cancello di legno sembrava molto resistente. Il cancello era chiuso a chiave. Era solamente una porta, niente di particolare. Non potevo aprire la porta, era serrata.
L'anziana donna sembrava piena di energia. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, guardi, ne ho abbastanza di questo lavoro. Tutti i giorni la solita sfacchinata. Perché non lascia perdere, allora? Lasciar perdere? Chi si crede di essere per dirmi di abbandonare il mio lavoro? Credevo... Credeva di essere troppo in gamba per una come me? No, affatto. Non volevo dire questo. Sa, una volta ero una ballerina, al Moulin Rouge. Le basta questo? Oh, ma... è fantastico! Naturalmente Alphonse non l'avrebbe mai accettato. Non voglio che ti spogli di fronte a mezza Parigi, mi disse. Trovati un lavoro serio. E così ho smesso. Un uomo davvero comprensivo. Era un tesoro. E non voglio sentire nemmeno una parola contro di lui. Conosce un ragazzo di nome Vernon? Non capisco dove vuole arrivare. Sono una donna sposata. Naturalmente rimanga tra di noi. Quando ero una ballerina era un'altra faccenda. Ha visto poco fa una donna coi capelli scuri? No. Forse la nostra cara vigilessa può aiutarla. Sa sempre cosa sta succedendo. Dove posso trovarla? Laggiù al parco. Capita a tutti. Non scappa nessuno. Cosa vuol dire? Guardi la foto. Si vede che gli anni passano per tutti. Proprio quello che una ragazza vuole sentirsi dire. Grazie dell'aiuto. Arrivederci. Au revoir. L'anziana donna sembrava piena di energia. Non sentivo nulla muoversi dall'altra parte della porta. Non potevo aprire la porta. Era solamente una porta, niente di particolare. Dietro la porta, solo silenzio. La porta sembrava ben rifinita. La porta era stata serrata saldamente e non si sarebbe aperta. Era la porta del palazzo di Vernon. Era la porta dell'appartamento dei vicini. Sentivo la TV. Forse c'era qualcuno. Nessuna risposta. Non mi sentivano o facevano finta di niente. La porta era chiusa a chiave. Era la porta d'ingresso di Vernon. La porta era saldamente chiusa a chiave.
La porta sembrava ben rifinita. Solo un'altra porta serrata. Ciao! Salve, bellezza! Stai cercando qualcosa? Può darsi. Sei venuta nel posto giusto. Al posto giusto, nel momento giusto. È quello che sembra anche a me. Eri nei paraggi poco fa? Sono stato un po' in giro. Ottimo. Sono una giornalista e ho bisogno di farti qualche domanda. Hai visto una donna che correva poco fa? Non credo. Le donne di solito rallentano a quest'angolo. Probabilmente non credono ai loro occhi. Cosa? Anch'io stenterei a crederlo. Prova a chiedere a Twitcher. Chi è? Lei. La vigilessa. Non le sfugge nulla. Dovresti trovarti un nuovo fotografo, dolcezza. Dici sul serio? Passa dal mio studio, quando ti va. Conosci un tipo di nome Vernon? Il programmatore? Sì. Un tipo in gamba. Lo vedo sempre al parco con la sua ragazza. Dov'è il parco? Laggiù, dove bazzica la vigilessa. A proposito di Vernon. Sì? Credo che gli abbiano sparato. Roba da non credere, ma in un quartiere come questo solo i duri sopravvivono. Hai mai visto un bossolo? Certo. Sì, ma uno vero. Che brutta storia. Per qualcuno è stata brutta davvero. Dov'è la tua posse? Cosa? Non dirmi che un ragazzo grande e grosso come te non fa parte di una posse. Chiaro, ne ho due. Oh oh. E tu ce l'hai una posse? Sì, ma non mi piace farlo sapere in giro. Capisco. Sarà meglio che torni alle mie indagini. Le donne lasciano le cose sempre a metà, vero? Avevo pensato di lasciare la zona. Ma poi cambiai idea. La donna era una vigilessa. Forse aveva visto qualcosa. Bonjour. Sì? Chissà se può aiutarmi. Non credo, e comunque sto lavorando. È piuttosto tranquillo stamattina. È domenica, cosa si aspettava? Ha visto poco fa una donna coi capelli scuri? No. Sembra molto sicura. Il mio lavoro è di badare alle macchine, non alla gente. Devo trovarla, per poco non mi uccideva. Come la fa tragica? Dico sul serio, era... Oh, mi risparmi la storia, la prego. Per caso conosci un giovane programmatore di computer di nome Vernon? Ha una macchina? Non che io sappia. Allora non credo proprio di averlo conosciuto. Dia un'occhiata a questa. Interessante. 12 mm e ha sparato di recente. Esatto. Ma come fa a saperlo? Armi da fuoco? Come lasci solo dire che non sono sempre stata una vigilessa? Cos'altro può dirmi? E dell'aspetto direi che si tratta di una Magnum fabbricata a Prada. Se non ero la nuova Magnum. Riesci a capire tutte queste cose dal bossolo? Basta sapere cosa cercare. Proviene dalla pistola della donna che ha cercato di uccidermi. Qui non si tratta di dilettanti. Mi sa che lei ha a che fare con dei professionisti. Può aiutarmi? Avanti. Di che si tratta? Ha visto correre una donna coi capelli scuri poco fa? È stata lei a sparare quei colpi? Esattamente. Oh, mi dispiace, ma non l'ho vista. Vorrei averla...
Cosa vuole dimostrare con questo? Chiunque potrebbe falsificare una carta d'identità. È vero, ma solo un pazzo prenderebbe il mio posto al giornale. Grazie dell'aiuto. Arrivederci. Beatrice era seduta nei giardini in attesa del suo ragazzo. Uno dei vantaggi di essere un Dark è che non devi cambiarti d'abito per i funerali. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Lei è Beatrice? Come sa il mio nome? Sono Nicole Collard. Vernon doveva incontrarla. Esatto. Dopo sarebbe dovuto venire qui. Dov'è? Mi dispiace. Vernon è... non potrà venire. Cos'è successo? Ha visto una donna coi capelli scuri correre in questa direzione? No. Cos'è accaduto a Vernon? Pensai per un istante di mostrarle il bossolo, ma capii che era meglio evitare. Parlare di morte a una Dark... neanche fossi in un film dell'orrore. Beatrice, temo di doverle dare brutte notizie. Su Vernon, vero? È morto. Cosa? Mi dispiace. No, sta mentendo! Non le credo! Non potevo aprire la porta, era serrata. Non aveva addosso nient'altro di interessante. La porta era saldamente chiusa a chiave. Forse avevo una chiamata da fare. Ero curiosa di sapere se André
avesse qualche idea. André Lobineau. Ciao, André. C'era una cassaforte nell'appartamento, nascosta sotto il pavimento. Nell'appartamento del programmatore? Esatto. Mi sembra di capire che hai bisogno della combinazione. André, torno alle mie indagini.